Ciao a tutti e bentornati nel canale dello Spazio di Lilla. Il tutorial che vi propongo oggi è dedicato ad una sciarpa Infinity abbottonata realizzata con un punto all'uncinetto a onde. È un punto molto carino e facilissimo da lavorare. L'ho lavorata con il filato Zarina che trovate nello shop filatiromance.com. Nella info box, come al solito, troverete tutti i link in due colori diversi. Questo è un po' a contrasto perché abbiamo un panna e un grigio perla. Ho utilizzato due gomitoli di panna, vedete, infatti è la lunghezza maggiore è data dalla lavorazione con il panna, e da un gomitolo è un gomitolo di grigio con il quale ho fatto, dividendo la metà, la parte iniziale e la parte finale del collo. Una volta terminato il lavoro non ho fatto altro che aggiungere dei bottoncini in modo da poter chiudere la nostra sciarpina. In tondo, vedete? Come vi dicevo, la lavorazione è molto semplice. Se volete una sciarpa più grande in larghezza e più lunga, non dovete fare altro che acquistare dei gomitoli in più. Andando sul sito di filatiromance.com per vedere il filato Zarina troverete un'infinità di colori e potete scegliere tra i colori più accesi e quelli più calmi, tranquilli, colori pastello. Poi ovviamente potete abbinarli a vostro gusto facendo dei colori contrasto oppure delle sfumature in tinta. La misura di questa sciarpa collo è un metro circa in lunghezza totale per 25 centimetri circa in altezza. Si lavora, come vi dicevo, con tre gomitoli di Zarina. Io ho utilizzato il grigio con il codice 1551 e il panna con il codice 1401. Li ho lavorati con un uncinetto da 4,5 per la catenella iniziale, in modo che rimanga larghetta, insomma, che non tiri poi nel momento in cui si vada a lavorare con il con l'uncinetto più piccolo, che è il 4. Praticamente la catenella con il 4,5, tutto il resto del lavoro con il numero 4. Nella spiegazione del punto io vedrete che ho utilizzato un uncinetto 4 per l'inizio e un 3,5 per la lavorazione, però andando avanti mi sono accorta che per i miei gusti veniva un po' troppo stretto come lavorazione, quindi poi ho disfatto tutto e ho cambiato la misura degli uncinetti con questa più grande. Voi potete fare come volete in base alla vostra mano, a come lavorate, e quindi scegliete poi voi l'uncinetto migliore per la vostra lavorazione. Oltre al filato, alla fine abbiamo bisogno di 5 bottoncini che voi giustamente troverete a seconda del colore che andrete ad utilizzare, che possono essere bottoncini sia col gambetto che con i 4 fori, è indifferente. Zarina è uno dei filati continuativi di filatura di Crosa, è forse uno dei più conosciuti, soprattutto per lavorare capi da neonato. È un 100% lana merino, è lavabile in lavatrice, per questo ha la dicitura super wash, e fino a 40 gradi.
Ogni gomitolo pesa 50 grammi ed ha una metratura di circa 165 metri. I ferri consigliati sull'etichetta sono 3 e 3,5. Quelli che vedete a mia disposizione sono due gomitoli in colore 1401, che è un bianco latte, e un grigio molto chiaro, che è il 1551. Iniziamo la sciarpina con i primi 25 grammi di zarina nel colore grigio. Partiamo con un uncinetto da 4 mm e facciamo 56 catenelle. Dopo aver fatto le catenelle, lasciamo l'uncinetto da 4 e iniziamo a lavorare con quello da 3,5 mm. Facciamo 2 catenelle, 1 e 2, poi andiamo a puntare l'uncinetto nella terza catenella precedente e lavoriamo 2 maglie alte. 1 e 2. Ora facciamo 3 maglie alte consecutive. Una due e 3. I prossimi punti da fare saranno 3 maglie alte chiuse insieme per due volte. Per fare le 3 maglie alte chiuse insieme, in pratica dobbiamo lavorare 3 maglie alte. Allora, 2 le lavoriamo per metà, la terza tutta completa e chiudiamo insieme alle altre in sospeso. Quindi andiamo a lavorare la prima maglia alta non completata, la lasciamo così, di nuovo sulla catenella successiva una nuova maglia alta non completata e nella terza catenella lavoriamo una maglia alta, la completiamo e lavoriamo anche tutte le altre catenelle in sospeso. Vedete, abbiamo 1, 2, 3 maglie alte che alla fine vengono chiuse insieme. Sulle 3 catenelle successive facciamo lo stesso lavoro. Quindi la prima catenella lavoriamo una maglia alta senza completarla, nella seconda lo stesso, facciamo solo il primo passaggio, nella terza facciamo la maglia alta completa e chiudendola chiudiamo anche le altre catenelle in sospeso. In pratica vedete si è formata la punta. Continuiamo facendo 3 maglie alte consecutive. Una, due, e 3. I prossimi punti che faremo saranno 3 maglie alte nella stessa maglia. Quindi andiamo nella catenella successiva e lavoriamo sempre nella stessa catenella 3 maglie alte, quindi una, due e 3.
Lo stesso facciamo nella catenella successiva. Di nuovo 3 maglie alte nella stessa catenella. 1, 2 e 3. Ora torniamo a scendere lavorando 3 maglie alte consecutive. Torniamo a lavorare le nostre 3 maglie alte chiuse insieme. Quindi la prima non completamente, la seconda non completamente e la terza che va a chiudere tutte e tre le maglie in sospeso. Di nuovo nel punto successivo una maglia alta non completa, nella catenella successiva di nuovo una maglia alta non completa e nella terza catenella chiudiamo il nostro punto. Tre maglie alte consecutive e torniamo a lavorare le nostre due i nostri due gruppi di 3 maglie alte nella stessa catenella. Questo è il primo e in pratica la ripetizione che dobbiamo fare va da secondo gruppo di 3 maglie alte nella stessa catenella, 3 maglie alte, 2 gruppi di 3 maglie alte chiuse insieme, 3 maglie alte, primo gruppo di 3 maglie alte nella stessa catenella. Questa diciamo è la ripetizione. Ora si continua fino a quando non arriviamo al termine delle nostre catenelle. Nell'ultima ripetizione sono arrivata adesso a fare le 3 maglie alte chiuse insieme, due gruppi, continuo con 3 maglie alte e nell'ultima maglia disponibile facciamo un gruppo di 3 maglie alte. 1, 2 e 3. E abbiamo terminato così. Scusate. Ecco qua la nostra terza maglia alta. E abbiamo terminato così la sequenza da ripetere. E questo è il nostro primo giro. Per il giro successivo facciamo 2 catenelle, 1 e 2, voltiamo il lavoro e subito alla base delle 2 catenelle inseriamo l'uncinetto e lavoriamo 2 maglie alte. In pratica questo sarebbe il nostro gruppo iniziale di 3 maglie alte. Continuiamo a lavorare facendo, come abbiamo fatto prima, 3
maglie alte, due gruppi di 3 maglie alte chiuse insieme, quindi andiamo al primo gruppo, facciamo la nostra prima maglia alta senza lavorarla completamente, la seconda senza lavorarla completamente e la terza, vedete, andiamo a finire proprio sul gruppo chiuso del giro precedente, lavoriamo tutte e chiudiamo e uno. Il secondo, partiamo con la prima maglia sul gruppo chiuso del giro precedente, andiamo con la seconda e la terza che va a chiudere tutte e tre le maglie insieme. Andiamo di nuovo con le 3 maglie alte consecutive, una, due e tre. Ora andiamo a lavorare i nostri due gruppi di 3 maglie nella stessa maglia di base. Quindi facciamo il primo, una, due e tre. E questo è il nostro primo gruppo di 3 maglie alte. Andiamo a lavorare il secondo nella maglia successiva. 1, 2 e 3. Ripartiamo con, diciamo, con la discesa, facendo le nostre 3 maglie alte, e poi i due gruppi di 3 maglie alte chiuse insieme. Ve lo faccio rivedere, la prima maglia la lavoriamo a metà, la seconda a metà e la terza ci serve per concludere e chiudere tutto insieme. Continuiamo a lavorare fino alla fine dei punti. Sono arrivata alla fine, faccio il secondo gruppo di 3 maglie alte chiuse insieme. Tre maglie alte consecutive, una, due e tre, vedete, la terza maglia alta, e concludo lavorando il gruppo di 3 maglie alte tutte nello stesso punto, prendendo, qui abbiamo le 2 catenelle con le quali abbiamo voltato e iniziato il nuovo giro sottostante, praticamente le lavoriamo nella seconda catenella, eccola qua, possiamo prenderla anche, ecco, con tutte e due. Nella seconda catenella lavoriamo 3 maglie alte, 1, 2 e 3, completando il nostro secondo giro. Ora non resta che fare 2 catenelle, voltare e ripartire come abbiamo fatto per il giro precedente. In pratica si lavora sempre allo stesso modo. Ripartiamo da 2 maglie alte dopo aver fatto le nostre 2 catenelle iniziali e continuiamo, non possiamo sbagliarci, sempre allo stesso modo, lavorando come vi ho mostrato in questo giro precedente. Ora lavorate tutti e 25 grammi di zarina grigio fin dove è sufficiente e poi iniziate con il color bianco latte per terminare con il restante 25 grammi grigio
la nostra sciarpina bicolore. Ecco la sciarpina terminata, ho consumato i due gomitoli in color panna e poi ho ripreso con la metà del gomitolo grigio rimanente. Ora possiamo chiudere la nostra sciarpa in tondo utilizzando dei bottoncini. Io ho trovato questi tra le mie scorte di bottoncini un po' spagliati, un po' no, e praticamente utilizzerò questi bottoni di plastica col gambetto per chiudere la mia sciarpa. Come asola per il bottoncino utilizzeremo lo spazio tra i due gruppi di 3 maglie alte sulle punte, vedete? E lo spazio è questo, eccolo qua, vedete, 3 maglie alte, 3 maglie alte, e il bottoncino deve essere grande abbastanza da passare in questo spazio, quindi abbiamo già un'asola pronta proprio all'interno della lavorazione. Quindi andremo a piazzare 5 bottoncini sulla parte iniziale del lavoro. Ne metteremo uno proprio qui sulla parte iniziale, in modo che poi lo chiuderemo con la puntina che abbiamo da questo lato. Poi ne metteremo un altro qui, un altro qui, uno lo cuciremo qui, praticamente proprio nei punti in cui c'è l'avvallamento, e uno, l'ultimo, di nuovo proprio all'inizio dello smerlo, in questo modo. Per cucirli useremo un ago da lana, controllate sempre che passi attraverso il gambetto del bottone e il filo grigio che è rimasto. Dunque, io ho preso questo bottoncino con il gambetto, ma voi potete prendere anche dei bottoni con i fori normali, perché non è che sia necessario il gambetto. Io avevo questi adattabili e li utilizzerò per chiudere il nostro collo. Allora, ho già cucito il primo sulla punta, adesso passiamo al secondo. Prendete un po' di maglie, fermate il filo e poi andiamo con il bottoncino. Passiamo il filo intorno, dentro al gambetto, almeno 3 o 4 volte. Ecco, ora fermiamo il filo, facciamo sempre dalla parte dove stiamo lavorando dal dritto, non dietro, così evitiamo che si formino dei nodi. Invece qua sotto al bottone poi non si noterà nulla. Ecco qua, facciamo dei nodini per fermare. Il nostro filo. E poi tagliamo. Ecco, cuciamo quindi gli altri bottoni sempre qui all'interno dell'incavo del motivo e qua giù proprio a filo dell'inizio lavoro. Ecco qua, una volta che i bottoncini sono stati cuciti, non ci resta che prendere la parte corrispondente e
abbottonarli. Quindi, come vi dicevo, prendiamo lo spazio che si è creato tra i gruppi di tre maglie alte, proprio sulla punta, e abbottoniamo il nostro collo. L'ultimo è sufficiente che inseriamo il bottoncino tra una delle maglie alte che abbiamo. Ecco qua, a disposizione. E abbiamo chiuso in questo modo il nostro collo ad anello. Vedete? La nostra sciarpa collo infinity è terminata. Spero che abbiate apprezzato questo mio ultimo tutorial, che a mio avviso è molto semplice, però crea un capo veramente particolare. Ringrazio Lisa Davi e filatiromance.com per il filato messo a disposizione. Ringrazio voi per avermi seguita e vi rimando al prossimo tutorial dello spazio di Lilla. Ciao a tutti e buon lavoro!